Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. La Pasqua si avvicina e abbiamo deciso di preparare insieme a voi un antipasto davvero particolare, dall'effetto wow, le candele di tramezzini. Sono davvero semplici e divertenti da preparare, perfette per il pranzo di Pasqua. Vi presentiamo due idee, ma gli accostamenti sono infiniti, quindi date spazio alla fantasia. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un bicchiere da frullatore 150 g di salmone affumicato, 50 g di maionese, qualche goccia di salsa di soia e un po' di buccia di lime. Poi aggiungiamo anche un pochino di succo di lime. Tagliamo un avocado maturo. E ne aggiungiamo metà, che tagliamo a pezzi. Frulliamo con un bimby pimer fino ad ottenere una crema omogenea. Infine trasferiamo in una ciotola e mettiamo in frigo fino al bisogno. Ora prepariamo la seconda idea, quindi mettiamo 150 g di filetti di tonno sott'olio nel bicchiere e 70-80 g di maionese. Qui abbiamo dei fiori di cappero e dei pomodorini datterini sott'olio che aggiungiamo al composto. Grattugiamo mezzo limone biologico e aggiungiamo qualche goccia di succo. Frulliamo finché otterremo una crema liscia. Trasferiamo in una ciotola e mettiamo in frigo fino al bisogno. Prendiamo 4 fette grandi di pane per tramezzini e stendiamo una fetta con un mattarello finché diventa molto sottile. Prendiamo la salsa al salmone e la stendiamo uniformemente sul pane. Siate generosi con le dosi. Aggiungiamo rucola e spinaci freschi, qualche fetta di avocado e arrotoliamo per bene. Più stretto possibile. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare in frigo per almeno 3 ore. Procediamo allo stesso modo anche con l'altra salsa. La stendiamo bene. Aggiungiamo dei pomodorini sott'olio asciugati bene con lo scottex per togliere l'olio e dell'insalata gentile. Anche questo rotolo lo mettiamo in frigo a riposare. Continuiamo così con le altre 2 fette di pane. Dopo il riposo in frigo togliamo i rotoli dalla pellicola e tagliamo le estremità per uniformarli. Diamo forma alle candele. La prima la lasciamo intera, la seconda la tagliamo per 3/4, un'altra un pochino meno di 3/4 e l'ultima a metà. Eccole qua, pronte per la decorazione. Prendiamo una sac à poche con della maionese e tagliamo la punta. Poi copriamo la parte superiore delle candele. Stendiamo bene. Poi, per ricreare l'effetto della cera colante, lasciamo cadere la maionese lungo la candela. Facciamo questa cosa con le restanti. Concludiamo facendo la fiamma, che ricaviamo da un pomodorino sott'olio. Poi la fissiamo con uno stuzzicadenti e la infiliamo nel centro di una candela. Continuiamo così con le restanti. E voilà! Guardate che bellissimo antipasto abbiamo creato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme queste deliziose candele.
Inizio con quella con il tono. È bello saporito. Il tonno, oltre ad avere questo delizioso gusto, si sposa molto bene con la freschezza dell'insalata e la punta dolce del pomodorino sott'olio. Passiamo al secondo gusto, salmone avocado. Il gusto è davvero fresco e delicato. La corposità del salmone si sposa molto bene con l'avocado cremoso e il lime dona un tocco di acidità. Insomma, sono degli antipasti deliziosi, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.